Devo dirvi che è un bel libro questo sulla Madonna, scritto da Paolo Kurtaz, un grande scrittore di spiritualità contemporanea, titolato Maria con i piedi per terra. Francamente, quando l'ho acquistato, ho iniziato a leggere le prime pagine, mi sono un po' indispettito, perché leggevo certe considerazioni che mi sembravano un po' contro il nostro modo, ma anche il mio modo di amare la Madonna. Ma poi, riprendendolo dopo qualche settimana, ho letto invece, senza prevenzioni, alcune pagine iniziali e mi sono reso conto invece che Paolo Kurtaz racconta veramente chi è la Madonna semplicemente a partire dal Vangelo, semplicemente dicendoci che Maria non va distaccata da Cristo, ma lo fa nel suo modo intelligente, nel suo modo anche provocatorio per alcuni aspetti e nel suo modo anche, come dire, sfizioso, quindi chi vuole può tranquillamente prenderlo e leggerlo. E poi è interessante questo testo perché la figura di Maria, chiaramente legata a Cristo, la figura di Maria e della Madonna del Vangelo, poi viene anche a confrontarsi non solo con l'esperienza personale dell'autore, di Paolo Kurtaz, con la sua esperienza umana, la sua esperienza di fede, la sua esperienza di annunciatore della parola di Dio, ecco, testimone di una spiritualità forte, ma lo fa anche perché, è importante questo, Maria può illuminare la vita, Maria può illuminare la società, Maria può illuminare le problematiche che noi viviamo oggi, non quelle di ieri, che noi viviamo oggi, proprio perché i testimoni della fede, i testimoni del Vangelo non passano mai. Il Vangelo ha sempre qualcosa da dire nel tempo in cui è pronunciato, nel tempo in cui, fatemi passare questo termine, nel tempo in cui la parola di Dio si incarna nella mia vita e nella tua vita. Allora ci vediamo domani sempre, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!